Chagall è nato il 7 luglio 1887 a Vitebsk, villaggio nell'attuale Bielorussia. Marc Chagall, all'anagrafe Moishe Segal, è di origini ebraiche. Negli anni della giovinezza subisce le politiche discriminatorie dello zar nei confronti degli ebrei russi. Chagall partecipa attivamente alla rivoluzione russa, tanto che il ministro sovietico della cultura lo nomina commissario dell'arte nella regione di Vitebsk. Durante la seconda guerra mondiale è costretto a lasciare la Francia con la moglie Bella per fuggire ai rastrellamenti nazisti. È il maggio del 1941. Il dipinto Compleanno racconta una storia. È il giorno del compleanno di Marc. E la moglie Bella sta decorando la stanza con fiori per festeggiare la ricorrenza. Marc, vedendola così occupata in quel gesto di amore, le si avvicina, la bacia e, indicandole la finestra, le sussurra: "Fuori, il cielo ci chiama". Nel 1944, l'amata moglie Bella, ritratta nelle sue opere più famose, muore a 49 anni per un'infezione virale. Per mesi Chagall smetterà di dipingere. Le sue opere, grazie ai colori brillanti ed energici, al tratto genuino e semplice, sono capaci di trasmettere allo spettatore ottimismo e felicità. Nei dipinti di Chagall riecheggiano le radici russe ed ebraiche, filtrate da una sorta di ingenuità infantile che rende il suo linguaggio visivo di impatto immediato. Compleanno, il violinista e la passeggiata sono alcune delle opere principali di Chagall. Le opere di Chagall non si limitano ai quadri. È stato autore di bellissime vetrate e murales e ha curato le scenografie per L'uccello di fuoco di Stravinsky. Suo è inoltre il soffitto dell'Opéra di Parigi e il grande mosaico Four Seasons a Chicago.